Oggi un video davvero speciale perché parliamo di capelli. Infatti il video è in collaborazione con Fito e grazie a loro ho provato una nuova tinta per capelli che è la Fito Color Sensitive, questa, e ora la vedremo e ve ne parlerò più nello specifico, nel dettaglio. Vedremo anche come ho fatto per fare la tinta da sole, perché ragazzi, ebbene sì, in 30 anni oggi è stata la primissima volta che io ho fatto una tinta da sola a casa, perché io tengo veramente tantissimo ai capelli. Se mi seguite lo saprete, li curo veramente tanto. Mi piace prendermi cura dei capelli, mi piace avere dei bei capelli, e quindi, non avendo mai fatto tinte da sola, avevo sempre paura di sbagliare, avevo sempre paura di far danni, la vedevo una cosa complicatissima, e quindi sono sempre andata dal parrucchiere. Sono stata contattata da Fito per provare questa tinta. Mi incuriosiva perché è una tinta specifica per chi ha il cuoio capelluto molto sensibile, infatti è la linea Fito Color Sensitive, e quindi non contiene tutta una serie di ingredienti che sono come il PDD, che è un colorante molto irritante per la cute generalmente, non contiene ammoniaca, non contiene insomma tutte sostanze che potenzialmente possono andare ad irritare il cuoio capelluto, e quindi rispetta sia la cute e rispetta anche il capello, copre capelli bianchi, copre tutto. Infatti io non ho tantissimi capelli bianchi per fortuna, però qualcuno c'è e sono stati coperti. Io come al solito quando registro i video non preparo mai le scalette, preferisco essere molto spontanea nel parlare, quindi parlo veramente a ruota libera dicendovi tutte le cose che mi vengono in mente. In questo caso sono estremamente fomentata perché appunto è la prima volta che io faccio questa cosa da sola, è venuta benissimo e quindi sono veramente super entusiasta e vi vorrei dire 3000 cose tutte insieme, ma devo dividere gli argomenti, devo essere molto brava, quindi adesso andiamo per step. La prima cosa di cui vi parlo è quella che riguarda anche voi, perché da Fito sono stati veramente molto 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 gentili e mi hanno messo a disposizione 3 kit da mettere in palio per voi, ma non li metto in palio qui su YouTube perché non riesco a gestirlo, lo farò su Instagram. Quindi in contemporanea a questo video uscirà nel mio profilo Instagram, trovate tutti i link nel box informazioni, uscirà un post dove ci sarà scritto come partecipare, cosa dovete fare, comunque come al solito saranno pochissime e semplicissime regole per provare a ricevere insomma questi kit contenenti i prodotti della gamma Fito Color Sensitive. Quindi attraverso Instagram io selezionerò ben 3 vincitrici, manderò poi i dati per la spedizione a loro di Fito e loro vi manderanno insomma le vincitrici i kit. Sono veramente molto felice per questa cosa, infatti ringrazio ancora Fito per questa bellissima opportunità. Io ringrazio sempre le aziende quando mi mettono a disposizione ovviamente prodotti anche per le persone che mi seguono. Ovviamente mando un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi e adesso cominciamo finalmente a parlare di questa tinta. Come vi dicevo, ho fatto la ricrescita, io ho un colore di base, un castano molto molto più chiaro rispetto a questo, lo coloro come vedete di un colore più scuro perché trovo che si sposi meglio con il mio colore di sopracciglia, anche se io sulle lunghezze come vedete li ho più biondini mentre sopra sono più scuri, mi piace avere questo stacco, quindi io avevo bisogno di rifare soltanto la ricrescita. Avevo anche un bel po' di ricrescita perché comunque ultimamente per mancanza di tempo non ero riuscita ad andare. Finalmente posso dirvi anche qual è il mio colore di tinta, perché appunto prima andando dal parrucchiere io non sapevo quale tinta fosse, quale colore fosse, adesso ve lo posso dire, è della, appunto della linea Fito Color Sensitive, è il numero 5 Light Brown, è esattamente il mio colore, cioè guardate non c'è il minimo stacco con il mio colore. La linea Fito Color Sensitive comprende 6 nuance, vi lascio magari nel box informazioni anche il link al loro sito, così magari potete andare a dare uno sguardo alle colorazioni. Al parrucchiere ho sempre fatto le tinte senza ammoniaca, proprio perché io ho una cute, voi sapete io soffro di dermatite e anche la mia cute è molto sensibile, quando all'inizio facevo le tinte con l'ammoniaca mi davano molto fastidio, mi bruciavano addirittura gli occhi, adesso vi dico un'altra cosa molto importante, mi bruciavano addirittura gli occhi, quindi poi abbiamo cominciato a optare per queste tinte senza ammoniaca, ma nonostante tutto a me prudeva sempre tantissimo, bruciava un pochino la cute durante l'applicazione e poi successivamente stavo sempre lì a grattare un pochino perché mi pizzicava la cute. Io vi giuro, perché ci tengo veramente tantissimo a questa cosa, per chi appunto ha il mio stesso problema di cute sensibile, io oggi non ho sentito il minimo bruciore o il minimo fastidio, niente di niente. E la cosa che vi volevo dire, prima di fare le tinte mi raccomando fate sempre il test per vedere se tollerate la tinta, quindi prendete un po' del colore, magari vi aiutate con un cotofioc, lo mettete o dietro l'orecchia o nell'incavo del braccio, lo riapplicate 2-3 volte durante l'arco della giornata
e aspettate 48 ore. Se in 48 ore non vi si arrossa la pelle, non vi si gonfia, non vi dà prurito, eccetera, 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 allora potete utilizzarlo. Comunque lo trovate scritto anche all'interno delle confezioni, infatti c'è scritto un po' ovunque di fare questo test. Per sicurezza è sempre meglio farlo. Passiamo quindi alla parte clou. Allora, cosa contiene la confezione? Ogni confezione contiene un flacone di latte rivelatore, un flacone di crema colorata, in genere dietro le tinte c'è il rapporto 1 a 1, 1 a 2 in base a quanto bisogna mettere di uno o dell'altro, e questa è sempre stata una delle cose che mi spaventava, perché dicevo, oddio, se adesso sbaglio e invece di mettere due di uno ne metto due dell'altro, mi sbaglio, faccio un macello. Questo è semplicissimo, perché è uno a uno, finito. Quindi molto semplicemente io apro il flaconcino di crema colorata, lo verso all'interno di questo flacone con il beccuccio, agito ed è pronto, finito. Non devo fare nient'altro. All'interno della confezione troviamo anche una bustina di balsamo per capelli, che è bastata per tutti i miei capelli, che ne ho tanti e sono molto lunghi, il foglietto illustrativo con appunto tutte le istruzioni, tutti i passaggi, eccetera eccetera, e abbiamo anche un paio di guanti. Io però non ho utilizzato i guanti della confezione, perché voi sapete, io ho i miei guantini che utilizzo praticamente per tutto. Io i miei guantini blu li utilizzo per cucinare, fa tutto con quei guantini, perché comunque sono esattamente la mia misura, quindi ho utilizzato direttamente quelli, perché sono i miei guantini, però li trovate anche all'interno della confezione. Come vi dicevo, basta mettere la crema colorata all'interno del flacone 1, quindi la numero 2, vedete, il flacone 2 all'interno del flacone 1, si agita per bene e poi vedete che questo è il beccuccio. Secondo le istruzioni della confezione bisognerebbe staccare qui la parte iniziale del beccuccio in modo da poter andare poi direttamente sulla cute con il beccuccio della confezione, ed è ovviamente molto più veloce così, molto più pratico, più comodo. Però ragazzi, vi dico la verità, non l'ho fatta qui con il beccuccio, sia perché avevo una ricrescita abbastanza grande, quindi comunque sia volevo andarla anche a sfumare poi un pochino più in lunghezza, sia perché comunque io sono estremamente affascinata dalla ciotola con il pennello da parrucchiere. Non lo so perché, non me lo chiedete, ma mi affascinano tantissimo, quindi ho preso direttamente il contenuto di questo, l'ho versato all'interno della ciotola e ho cominciato a stenderlo con il pennello direttamente. Non avendola mai fatta, come vi dicevo, ho cercato di seguire un po' più o meno, a parte il foglio illustrativo, però anche le cose che bene o male si conoscono. Quindi cosa ho fatto? Ho messo tutta quanta la crema come fanno i parrucchieri per evitare di macchiare la pelle. È stato totalmente inutile, perché questa tinta non cola assolutamente. Come vedete, io non ho chiazze, non ho macchie da nessuna parte, quindi basta essere precisi qui all'attaccatura dei capelli e abbiamo risolto. Fin quando io non ho fatto il risciacquo è stata assolutissimamente al suo posto, quindi la prossima volta che io farò questa tinta non metterò neanche la crema, perché è uno step in più inutile in questo caso. Poi, cosa molto importante nel mio caso, l'odore, perché come dicevo sono molto sensibile essendo io un soggetto allergico, e in genere l'odore della tinta mi dà un po' fastidio, anche di quelle che appunto sono senza ammoniaca eccetera, in genere mi danno fastidio. Questa non solo non ha quell'odore sgradevole della tinta che brucia proprio all'olfatto, ha anche un buon profumo. Comunque, come vi dicevo, potete andare con il beccuccio, quindi ovviamente vi dividete le varie ciocche e andate direttamente con il beccuccio, che è molto 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 veloce, soprattutto magari se non avete una ricrescita pazzesca come quella che avevo io oggi. Io però oggi ho voluto fare con il pennello. Che cosa ho fatto? Ho diviso in tre sezioni fondamentalmente, quindi ho fatto prima la riga e mezzo, ho tolto la sezione dietro che l'ho legata per un attimo con un fermaglio per capelli, e poi ho cominciato a dividere tutte le ciocchette, quindi dividevo la ciocca, passavo la tinta, andavo alla ciocca successiva, passavo la tinta e io mi allungavo ovviamente fin dove mi serviva di allungarmi, perché volevo sfumarlo un pochino. Mi sono allungata anche un pochino di più con il pennello rispetto alla grandezza della ricrescita, perché nella scheda tecnica del prodotto c'era scritto che ridonava anche una bellissima brillantezza ai capelli, ed infatti è vero, perché sono super super brillanti e la cosa che ho notato, sono morbidissimi. Comunque finiamo intanto la spiegazione, poi vi parlo anche del risultato. Come dicevo, ho fatto prima una sezione, poi l'altra sezione, quindi tutta la parte davanti, poi ho fatto anche dietro l'ho divisi a metà, quindi poi sono andata prima da un lato e poi dall'altro lato. Con la parte dietro ovviamente ho avuto leggermente più difficoltà, perché non vedendo andavo un pochino ad intuito, però controllandomi, perché mi sono guardata un pochino allo specchio, prima è venuto Luca, gli ho detto dammi un'occhiata se magari ho saltato qualcosa, invece a quanto pare è venuta benissimo, è venuta perfetta questa tinta. Poi quello che ho fatto io è stato, alla fine di tutto mi era rimasta un altro po' di tinta, e vi assicuro ragazzi che io ho tantissimi capelli, cioè io
Magari può non sembrare perché sono lisci, ma io ne ho veramente, veramente tanti. Quindi mi ha sorpreso il fatto che sia avanzata della tinta. Quindi con la tinta che era avanzata, cosa ho fatto? Ho cominciato a ridarla nei punti dove magari potevo pensare di averne messo un po' di meno, di non aver toccato. E poi semplicemente ho tirato tutto indietro qui e ho dato la tinta bene su questi capellini, perché io ho tanti capellini corti, che poi appunto sono biondini, e quindi mi dà fastidio che si veda questo capellino biondino che spicca qui dal colore più scuro. E quindi mi sono messa qui, ho rispennellato un po' di tinta sui capellini più corti. Seguendo quindi le istruzioni, ho lasciato in posa per 30 minuti. Allo scadere dei 30 minuti ho messo un po' di acqua tiepida, ho massaggiato un pochino come c'era scritto, dopodiché ho risciacquato. Sull'istruzione è riportato che non è necessario fare poi lo shampoo, ma basta sciacquare molto molto bene con l'acqua finché l'acqua non risulta bella pulita, insomma. E questa cosa mi aveva un attimino lasciata, perché sono detta caspita, come non faccio lo shampoo dopo la tinta, però ho detto no, voglio seguire comunque le istruzioni. Così ho fatto, quindi ho sciacquato molto molto bene i capelli con l'acqua tiepida e poi alla fine, quando ho visto che l'acqua comunque risultava bella pulita, ho messo il balsamo che è contenuto all'interno della confezione su tutta la capigliatura, quindi partendo dalla cute fino alle lunghezze. L'ho risciacquato, che fa una sorta praticamente di co-washing, se andiamo a vedere, e ragazzi, questo è il risultato. Ho dei capelli perfetti, lucidi, qui nell'attaccatura, ragazzi, sono morbidissimi. Infatti, io sono tentata di prendere una colorazione anche per le lunghezze, provare a tonalizzarmi le lunghezze con un biondino. Devo vedere, non lo so, però sono veramente, cioè, visto il risultato che ho avuto qui sulla cute, io sono veramente tentata di prendermi un colore per le lunghezze, perché sono veramente strasoddisfatta. Considerate, per applicare la tinta su tutta la capigliatura, ovviamente sulle radici, io ho impiegato circa, credo, un quarto d'ora, non, proprio, non quindi io in tre quarti d'ora praticamente avevo finito, mi sono fatta la mia doccia. Ecco, questa è una cosa molto importante perché era uno dei miei dubbi, mi dicevo, ma io posso andare in doccia o mi devo sciacquare prima i capelli nel lavandino? Qual è la cosa da fare? Io sono entrata direttamente in doccia, ho iniziato a sciacquare bene i capelli, non mi sono macchiata il corpo, niente, e non ho macchiato neanche la doccia. Avevo anche messo una maglia nera che utilizzo generalmente per casa, quella di YouTube, e sopra avevo messo anche un asciugamano, perché ho detto un asciugamano sempre nero, perché avevo sempre questa fobia che potesse colare. Invece no, assolutamente, la prossima volta, ovviamente quando farò la ricrescita, io mi metterò tranquillamente anche in canottiera, perché tanto non succede assolutissimamente nulla. Quindi poi semplicemente sono uscita, ho tamponato con l'asciugamano, ho asciugato i capelli e questo è il risultato. Ho dei capelli super lucidi, ho coperto tutta la ricrescita, sono coperti anche quei capellini bianchi che ho. Fatemi sapere ovviamente anche voi nei commenti cosa ne pensate. Per essere stata la prima volta, io sono veramente super super soddisfatta. Ovviamente ci saranno persone che stanno guardando questo video molto più esperte di me, che magari si fanno la tinta da anni da sole in casa. In quel caso lì ovviamente i miei consigli su come ho fatto la tinta risulteranno inutili, anzi se avete degli altri consigli da darmi per migliorare eccetera, sono assolutamente ben accetti. Il consiglio invece proprio in generale che vi do io è riguardo a questa tinta, perché questa sarà la tinta che io farò da qui in poi. Quindi niente, appunto, vi dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fatemi anche sapere se volete che filmi il video quando andrò a colorarmi le lunghezze. Fatemelo sapere, ora diventerò l'esperta dei capelli. Comunque, con questo è tutto. Qualora dovessi essermi dimenticata qualcosa, vi lascio scritto tutto quanto nel box informazioni, quindi controllatelo sempre. Vi ricordo ancora del giveaway su Instagram, dove ci sono in palio ben 3 kit, quindi vi faccio ancora in bocca al lupo. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!